quante belle bacche. Sei un bravo raccoglitore, vero piccolo Bast? Ora va a trovarne ancora un po', hm? Ben fatto, che bravo ragazzo. Bambini, venite con me. È un'emarginata. Bisogna ignorarla. Ecco. Oh, andiamo. Sembra stretto, ma posso farcela. Queste sembrano rovine del mondo di metallo, uno dei luoghi antichi. Del genere. Ma devo trovare un modo per uscire. Più avanti. Che cosa c'è? Una persona morta. C'è qualcosa che luccica. Come ci riesce? Una porta di metallo, chiusa. Magari questo dispositivo può aiutarmi. Altre luci. Come faccio ad aprirla?
cambiato colore. La porta ha cambiato colore. Che cos'è? Ha un dispositivo, come quello che ho trovato. Tu credi fosse che voglia questo? È meglio che posso fare. È proprio dietro di te. Ehi! Tanti auguri, Isaac. Il papà vuole molto bene al suo ometto. Senti, papà non può essere con te, la mamma, ma... possiamo ancora festeggiare, eh? Certo che sì! Mostramelo! Buon compleanno, Isaac. Papà vuole molto bene il suo ometto. Perché sono morti qui? Cosa gli è successo? Aloy! Sei là sotto? Mi ha trovato! Frost mi ha trovato! Arrivo! Ci hanno data la madre. Forza, su. Prendi la mia mano. Quel posto non fa per te. Andiamo! Certi posti sono proibiti, Aloy. È che ci sono caduta! Sono del mondo di metallo! Che cos'hai sulla faccia? Niente. L'hai trovato là sotto? No. Dallo a me. No. Aloy! Queste cose sono pericolose. No! Beh. Bene. Se vuoi sgattaiolare lontano da casa, allora devi sapere come sopravvivere. Vieni, Aloy. A casa. Ma da domani imparerai come si caccia. Tutte queste forme, che cosa significano? Prendi il tuo arco. Arco? Basta parlare con quel giocattolo. Scendiamo a valle adesso. Seguimi. La natura può essere pericolosa, Aloy.
Devi starmi vicina e fare come ti dico io. Lo so. Aloy, sei ancora tutta graffiata per la caduta di ieri. Partiamo da questo. Prendi questa sacca medica, ti mostrerò come riempirla. La vedi, questa pianta? È la salvirama. Raccogli le bacche e mettile nella sacca. Bene. Ora mangiale. Sono amare, ma possono salvarti la vita. Tieni la tua sacca sempre ben fornita di bacche, fiori e piante medicinali. Dove siamo? Questa valle è solo una parte dell'abbraccio della madre. Abbraccio? La tribù Nora protegge queste terre e tiene alla larga le macchine più pericolose, di solito. Lungo il fiume troveremo una mandria di macchine e ti insegnerò a cacciare. Sono pericolose. Tutte le macchine sono pericolose, Aloy. Bisogna rispettare il loro potere. Ma io ti starò vicino. Aloy, arriva una macchina. Abbassati e seguimi nell'erba alta. Guarda. Ora sta giù. Sono piccole. No, Aloy. Quelle macchine sono le vedette. Dovrai imparare a eludere il loro sguardo se vorrai sopravvivere nella natura. Te lo mostro. Ascoltami e fa come me. Resta ferma. La vedetta ti ha visto, Aloy. Deve riprovarci. Resta giù e seguimi nel sentiero fino a quell'erba alta. Oh, un'altra. Lasciamola passare. Vieni, da questa parte. Muoviti lentamente e sarai silenziosa. E camminare abbassati è più sicuro che farlo in piedi. Aspetta. Quella era l'ultima. Proseguiamo. Sei stata brava. Non ti hanno visto né sentito. Sta vicino, la mandria dovrebbe essere più avanti. Chi è? Ignoralo. Perché è lassù? Sta sorridendo. Deb! Forza, torna indietro! Deb! Ignoralo. Siamo emarginati e lui fa parte della tribù. Forse a lui non piace la tribù. Allora è un pazzo. Andiamo ora. Troviamo la mandria. Seguimi.
Ecco, li vedi? Si chiamano corsieri. Ah, via! Perché li hai fatti scappare? Per mostrarti che alcune macchine si spaventano facilmente se ti vedono e scappano. Dovrei avvicinarti furtivamente. Tranquilla, li ritroveremo più avanti, nella valle. Vedrai. Ora voglio che trovi dei sassi che ti stiano nel palmo della mano. Perché? Fai come ti dico e raccogli i sassi, Aloy. Ti farò vedere come usarli. Vanno bene, seguimi. Non fanno nulla alle macchine, no? No, ma le distraggono, attirandole in trappola. Quella vedetta, per esempio. Occupiamocene. O allerterà la mandria e la farà fuggire prima che possiamo avvicinarci. Allertarla? E come? Le macchine si parlano, Aloy. A meno che non vengano messe a tacere. Tu resta qui sul crinale. Al mio segnale, lancia i sassi e attira la vedetta verso di me. Aspetta il mio segnale. Aloy, lancia un sasso verso di me. Vieni, ora è sicuro. Ispeziona la preda, ti insegno a costruire le frecce. Bene, ora recupera i rametti di legno crinale dalle piante laggiù. Bene, vedo che hai già raccolto dei rametti di legno crinale. Usa i rametti come asta della freccia e i frammenti di metallo come punta. Bene, non resterai mai a corto di frecce se sarai in grado di fabbricarle. Adesso proviamo quelle frecce. Seguimi. Aloy, ti hanno sentito. Stavolta sii più silenziosa. Adesso proviamo quelle frecce. Seguimi. Resta bassa nell'erba e fai silenzio. Aloy, ti hanno sentito. Stavolta sii più silenziosa. Adesso proviamo quelle frecce. Seguimi. È ora di fare la tua prima uccisione, Aloy. Un corsiere. Una delle macchine più deboli.
Ma anche una macchina debole uccide un cacciatore. Se non fa attenzione, devi studiare la preda. Ha la corazza spessa, ma ci sono anche dei punti deboli, come il suo occhio. Ne vedi altri? Attenzione, Aloy. Studia la preda. Il serbatoio sulla grotta. È un punto debole. Sì. Sei stata brava oggi, ma hai molto da imparare. Domani continueremo. Cos'è stato? Il ragazzo! Quello sul sentiero degli audaci! Vieni, Aloy, presto! Non c'è niente da fare. È solo questione di tempo prima che le macchine trovino il ragazzo e lo uccidano. Ma se colpissi, spaventerei la mandria e finirebbe travolto. Ma io vedo quali strade prendono. Basta con queste storie. Ascolta, posso intrufolarmi. Non lo farai. Aloy! Devo muovermi piano e fare silenzio.
potevano vedere. Oh no, la vedetta mi ha visto. Devo muovermi piano e in silenzio, così potrò superarlo. La vedetta mi ha visto! Devo muovermi piano e in silenzio, così potrò superarli. Quasi. Eccolo là. Non devono vedermi. Devo fare attenzione. Ehi! Che? Oh, ma come? Seguimi. Fai a sapere come evitarli. Ma come ci riesci? Com'è possibile? Quindi
Non è un giocattolo. Ah. Aspetta. Che la madre vi benedica. Vi benedica entrambi. Lei... Tu! Mi ha salvato. Io volevo... No! Serra le labbra. Sono entrambi emarginati. E lei è una senza madre. Vieni ora. A cuore della madre. E tu? Quel ragazzo non doveva parlarci. È contro la legge tribale. Ora andiamo a casa. Vieni. Conosco la strada. Serra le labbra tu. Serra le labbra. Serra le labbra tu. Serra le labbra. Sta lontana, senza madre. Aloy, non possiamo. Bambini, venite via da lì. Raccogliete le barche. Stai sanguinando. Fammi dare un'occhiata. Forza, sta ferma. Ci penso perché? Io. Perché? Perché sono stata emarginata? Aloy, non è il momento. Chi era mia madre? Aloy, ne abbiamo parlato. Non ci è dato sapere. Eri una neonata quando le matriarche ti hanno data a me. Quindi le matriarche lo sanno? Non è così semplice. Ma lo sanno? Aloy, siamo emarginati. E come faccio a farmelo dire? Dalle matriarche? C'è un modo, forse. Allora dimmelo! Sarà pericoloso. Come? Ci vorranno anni di addestramento. Non mi importa! Come posso fare? Dimmelo! La prova. Il rito di passaggio della tribù. E ogni anno chi la supera diventa un audace. Ma a chi la vince, le matriarche danno un premio. Premio? Sì. Qualunque cosa desideri. Allora lo farò. A tutti i costi. Vincerò la prova. Bene. Allora dovremo prepararci. L'addestramento sarà duro. E ci vorranno anni. Addestramento? Sì. Seguimi.
giorni alla prova e se ne va senza di me. Non lo farebbe mai. Ha detto che saremmo andati a caccia questa mattina. Perché non è qui? Dove si è cacciato? Che cosa ci fa lassù? Ma è lì immobile. Che cosa gli sarà preso? Che saremmo andati a caccia questa mattina. Perché non è qui? Dove si è cacciato? Che cosa ci fa lassù? Ma è lì immobile. Che cosa gli sarà preso? Aloy, sei qui. Vuoi stare da solo? No. Dobbiamo parlare. Ho riflettuto sul tuo addestramento, Aloy. Hai imparato a cacciare e a sopravvivere. Ma non sono riuscito a insegnarti una cosa. La vuoi imparare? Ma certo, imparo sempre ciò che mi insegni. C'è stato un problema di recente. È l'occasione giusta per imparare questa lezione, ma sarà pericoloso. Devi essere pronta. Oppure morirai. Scendi fino all'abbraccio e caccia per ottenere le parti per le frecce incendiarie. Frecce incendiarie? Di che tipo di problema stiamo parlando? Quando avrai le parti, raggiungimi alla porta, oltre il villaggio di Cuore della Madre. Alla porta nord, al confine dell'abbraccio. Sì, rimettiti in viaggio. Qualcosa ti preoccupa? No, sto bene. Devo fare altro mentre sono nell'abbraccio. Grata la stramba sarà senza cibo. Procura le carne per una settimana, se hai tempo. Sarebbe bello se ringraziassi ogni tanto. Grata rispetta la legge. Il suo silenzio è nobile, non un insulto. Se lo dici tu. Sei preoccupato per cosa accadrà dopo la prova? Ciò che accadrà è chiaro. Tu sarai accettata nella tribù, mentre io resterò un emarginato. Da evitare. Rost, anche se la tribù mi accetta, io non... C'è molto da fare, Aloy. Ne riparleremo dopo. Ok. Sei preoccupato per cosa accadrà dopo la prova? Ciò che accadrà è chiaro. Tu sarai accettata nella tribù, mentre io resterò un emarginato. Da evitare. Rost, anche se la tribù mi accetta, io non... C'è molto da fare, Aloy.
Ne riparleremo dopo. Ok. Andrò a cercare le parti, ma passerò anche a trovare Karst. Aloy, quell'uomo infrange la legge ogni volta che ti parla. Sono felice che sia così. Voglio un lanciatrappole e non c'è nessun altro mercante che tratta con gli emarginati. Riempilo di munizioni, allora. Quell'arma ti tornerà utile stanotte. Sembra un po' sinistro. Va bene, ci vediamo alla porta nord. Mi sembra davvero... Mi sembra davvero preoccupato. Se crede che lo abbandonerò, si sbaglia. L'abbraccio. In tutta la vita non ho mai superato le male. Ma le cose cambieranno dopo la prova. 2 giorni. 2 giorni e avrò delle risposte. 2 giorni e saprò chi era. E perché sono stata emarginata alla nascita. E se avevano un motivo per farlo. Bene, è ora di raccogliere le parti per le frecce incendiarie. Dovrei cercare una mandria. Cuore della madre. Ancora 2 giorni e scoprirò com'è fatto. Un sacco di gente è ammassata nello stesso posto. Non credo che qualcuno si senta mai solo lì. Un giorno così. Madre, ricordati di lei. A quest'ora l'emarginata avrebbe dovuto imparare la lezione. Maleducata ad un'emarginata.
Piano, piano. Utile. Proteggimi, sono martinata.
Calma, calma. Devo andare da Karst per un lanciatrappole. È un bene che mi ignorino, altrimenti dovrei parlare con questi idioti. Non è giusto. Un'emarginata deve saper stare al suo posto. Non c'è nessuno. Sembra un posto sicuro. Spero solo che... Eccolo là. Sembra nervoso. Bene, bene, bene. Un'emarginata alla mia porta. Che la madre mi protegga. Sei sorpreso di vedermi, da come ti guardi attorno per assicurarti che nessuno ci veda. Attento, o ti rompi il collo. Sono sempre dolori quando appari tu, in un modo o nell'altro. Direi che qui abbiamo finito. Va bene, ci vediamo. Ancora qui? Che onore! Quando sono venuta avevi un lanciatrappole disponibile. C'è ancora? Ma certo. Però devi portarmi la lente di uno spazzino. Che ci posso fare? Le armi speciali non sono economiche. No, ma ti pago. Ho abbattuto uno spazzino poco fa e ho una lente in condizioni perfette. Aspetta a me stabilirlo. Fa vedere. Che hai recuperato un lanciatrappole, va a esercitarti da qualche altra parte, d'accordo? La mia vita è già movimentata, senza cavi fulminanti in cui inciampare. Dici? Non pensavo. Per quale ragione sei così nervoso oggi? Superata la prova e diventata un'audace, troverai dei mercanti a cuore della madre. Forse perché non mi piace perdere i miei clienti. Mercanti onesti che non trattano con gli emarginati, intendi? Esatto. I nostri giorni da criminali saranno un ricordo se manterrai il segreto. Hai paura che io possa dire in giro che tratti con gli emarginati?
Non mi sembri il tipo che fa la spia, ma non si sa mai. Non preoccuparti, il tuo segreto è al sicuro. Come immaginavo, ma non mi dispiace sentirlo. Direi che qui abbiamo finito. Va bene, auguri per la prova. La madre ti benedica, eccetera, eccetera.